Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, se vi ricordate, nello scorso video indossavo la maglia della Juve e in due schedine su tre avevo inserito la Juve vincente contro il Bologna, motivando la cosa, dicendo insomma che vedevo la Juve molto favorita, soprattutto per quello che avevo visto nella prima partita. Una buona Juve per 45 minuti contro l'Udinese. Bologna non mi aveva fatto una grande impressione contro il Milan. E oltre il danno la beffa. Oltre il danno la beffa perché la Juve l'avevo inserita in due schedine e perse per questo pareggio. E in più non ha vinto la mia squadra. Quindi male male. Quindi oggi ho deciso di non indossare la maglia della Juve per non farmi influenzare, ma non ho resistito nell'inserirla in una delle tre giocate. C'è anche da dire che oltre alla Juve è andata male anche gol di Lazio-Genoa. Clamorosamente la Lazio non ha segnato in casa contro il Genoa, anche perché la Lazio veniva da una sconfitta, quindi ci voleva una reazione, ma è arrivato il gol del Genoa e non quello della Lazio. E in più Siviglia, che ha perso la terza partita consecutiva, seconda in casa. Quindi diciamo che non è andata proprio bene questo inizio di queste giocate. Allora, oggi vi ripropongo altre tre giocate, vediamo di essere un po' più fortunati. E partiamo con la prima giocata, che è questa. Allora, Arsenal Manchester United X2, Porto a Roaucca 1 e Dortmund Heidenheim 1. Allora, Arsenal Manchester è una partita da tripla, però qua cosa c'è di bello? La quota di questo X2 è data 1,97, quindi troppo golosa per non giocarla. 1,97 è una buona quota. Una buona quota che mi permette di stare un po' più basso sulle altre. Infatti, le altre due partite, il Porto e il Dortmund, che sono nettamente favorite, sono date a 1,22 e 1,23, mi pare, una cosa del genere. Quindi, diciamo che questa, prendendo il Manchester United, possiamo dire che ci sono buone probabilità di chiuderla. La seconda giocata, Brighton Newcastle, gol, Sampdoria Venezia 1x e Osasuna Barcellona 2. Allora, questa andiamo ad analizzare subito Brighton Newcastle. Allora, il Brighton è una squadra che gioca, ha il calcio, gioca un buon calcio, ma che concede anche tanto. Basti pensare che la scorsa settimana il Brighton ha perso in casa 1-3, con l'80% di possesso palla, tipo, e 26 tiri a 12, una roba del genere. Quindi è una squadra che crea molto e subisce. E Newcastle, idem, è una squadra che crea molto, a parte che Newcastle ha speso anche dei soldi ed è una buona squadra. E Newcastle viene da una sconfitta interna contro il Liverpool. In vantaggio nel primo tempo il Newcastle con un uomo in più ha perso il 93esimo. Poi Sampdoria Venezia 1x, qua la Samp viene da una sconfitta casalinga nell'ultima giornata, quindi c'è aria di riscatto. Per me Sampdoria è una delle mie favorite per la Serie B, però Serie B è molto molto dura, quindi qui dare un pronostico per la Serie B non è facile. Comunque Sampdoria Venezia 1x, a meno di clamorosi colpi di scena, mi sembra probabile. E Osasuna Barcellona, qua il Barcellona è nettamente favorito, anche in virtù del fatto dell'ultima prestazione in casa del Villarreal, dove vinceva dopo un quarto d'ora, penso, per 0-2. Poi il Villarreal l'aveva ribaltata a sua volta, dando a riposo sul 2-2 e poi il 3-2 nel secondo tempo. E poi reazione finale del Barça, che ha trovato il gol prima del 3-3 e poi del 3-4 con Lewandowski.
Terza e ultima giocata è un servito la Juve. Un servito la Juve perché l'Empoli, onestamente, allora 0 gol segnati. La Juve viene da una brutta e scialba prestazione in casa col Bologna. Quindi io direi che la Juve, se non dovesse vincere questa, già è di crisi. Real Madrid-Getafe 1, qui Real super mega favorito. E Roma-Milan 9-1,5. Questa mi sento abbastanza sicuro perché il Milan comunque abbiamo visto nelle prime 2 partite è una squadra che crea molto. La Roma è una squadra che si crea, però subisce anche molto. Quest'anno la Roma ha una difesa che è abbastanza imbarazzante, oltre al portiere. Niente, queste sono le mie 3 giocate per questa settimana. Io spero di essere un po' più fortunato della scorsa. Basti pensare che se prendevo la Juve, non solo pareggiavo, diciamo, le spese, ma andavo a vincere il doppio di quello che avevo giocato. Con questo io vi saluto e ci sentiamo per discutere delle prossime giocate. Un saluto a tutti.